cosa facciamo oggi? The Rat Trap, ovvero le nostre quattro buche giocate in una maniera un po' particolare. Giocheremo potendo usare solo una volta ognuno dei 14 bastoni che abbiamo in sacca. Questo significa che probabilmente non finiremo tutte le buche, tutte e quattro le buche, ma vincerà chi finisce i bastoni più lontano. Quindi abbiamo 14 colpi, il par è 16. Dubito che riusciremo ad arrivare anche a finire la nostra quarta. Anche il putt lo potremo usare una sola volta. Gli approcci, i wedge, li potremo usare una sola volta. Insomma, va un po' studiata, vediamo un attimo che strategia useremo e mica il migliore. Ci sta. Tirata la monetina, parte Benny. Parto io. Ferro? Scelgo di eliminare il mio ferro 4. Buca par 3, 169 metri all'asta oggi. Vai B. Vediamo. Guarda se sta anche nel riuscire a mettersi in condizione di non dover eliminarsi subito dei bastoni importanti, se potrebbe essere possibile. Vediamo. Ed è subito palla sul lato destro, asta a sinistra. Vedremo. Ferro 5 per me. Ciao, eliminato. E vediamo dove finisco. Già strategia leggermente diversa. Sarà perché lui tira più lungo? O avrà qualcosa in mente? Ed è subito pullettino verso il bunker. Ciao ciao sand. Aia, mi sa che il sand è ciaone. Benny, pin high, lato destro dell'asta. Eliminiamo il pitch. È stata una scelta sofferente. Purtroppo rinuncio a un bastone d'approccio, ma d'altra parte devo fare l'approccio. Ed è scuzzetto sotto la palla, gli rimane in mano! Un colpaccio! Ai, ed è colpaccio! Aia! Porca merda, com'è messa! Che lie! Non sono andato in bunker, preferivo, almeno tiravo il sand, lo toglievo dalla sacca. Qui non c'è ferro, c'ho un ciuffo dietro la palla. Auguri! Cosa ci scegli? Decido anch'io di far fuori il pitch. E tiro una bella scuzzettata a correre per cercare di mettere la zona asta. Stessa strategia quindi per ora. Come la impatta bene nonostante il ciuffettino. Appena corta però, poco. Cosa ci giochi adesso? Patti di 6 metri, 5 metri? Patti 6 metri, colpo di prima non era perfetto, faccio un colpettino con un ferro 7. Ma scuzzo o lama? No, vado di approccino. Scuzzetto. Sì. Convinto. Appena corto. E gli toccherà un altro bastone da togliere dalla sacca per finire sta cucca. C'è da pensarci. Il buon gigetto? Ibrido 2 per me. Aggressivo. Va da 4 metri, leggera costa verso destra. Io però lamello. Come la fa scorrere, non scende abbastanza. Appena corta. Voglio vedere cosa ti giochi adesso. Ma... eccoci. Che bastone hai scelto? Eliminiamo il ferro 3. Ferro 3. Rinuncio alla strategia. Ciaone. Sì. E via. Potrei pattare con questo. Gigi? Ferro 4 per me, perché a me serve il 3 per la nostra terza buca, quella tecnica, tattica. Cambio di strategia sulla 3. Lamellina dentro. Seconda buca, par 4, 375 all'asta. Cosa ci giochiamo? Legnetto 5. Legnetto 5. Lo tiro fuori solo per le grandi occasioni. Attenzione, ha una strategia il ragazzo. Sacca bongia, bomberrima, super draw in per aria. Appena a destra ma perfetta. È legno 3 per me, Gigetto. Saone anche al legno 3. Gigetto un po' più aggressivo, vuole avere un ferro più corto di secondo. Vediamo la sua strategia, gli darà forte o lo appoggia? Sfiamma, sabboggia il centropista. Centropista per lui. Mamma mia, che mina. L'appoggino col draw non ha fatto tutto il draw che doveva e siamo un po' a destra del raffettone. Un
ferro 5 per mettere davanti al green, 185 metri. E ci leviamo anche sto 5. E via il 5. Woo! Che spada, ragazzi! Dritta all'asta, forse un filo corta. Sabongia di Gigi, centropista. 144 all'asta. Ferro 8, ciaone. Ce l'ha. È il suo. Colpo magistrale. Niente da fare, palla in asta. Eccoci. Terzo colpo alla nostra seconda buca. Ciaone al ferro 8. Ciaone. Raga, è arrivato il momento del patto. Tutto sommato ho un colpo da 5 metri. Ho ancora due buche, di cui una intanto non la finirò. Ci sta. Ci sta. Lo vuole imbucare. Vuole il birdie. Appena appena sotto pendenza. Peccatone che hai sprecato così il tuo pattone. Un facile tap-in. Faccio ciaone al ferro 6 e via per questo piccolo tap-in. Sfruttiamolo così. Ben fatto, ferro 6. Provo il patto. Devo recuperare Gigi. È il momento di tirare fuori l'arma. Anche per lui pat. E la gongoli, eh. Abbiamo bisogno di un tap-in. 4-9, si saluta, si gioca l'attacco, rimangono solo i due legni e i due wedge. Allora, facciamo un piccolo recap. Io in sacca ho ancora drive, ferro 3, che salutiamo in questo momento. Ferro 7, ferro 9, 50 gradi e 56, quindi 6 bastoni. Questa è una buca di 335 metri. Provo a giocare un ferro 3 dal T e lasciarmi poi il ferro 9 che ho ancora in sacca. Speriamo. E mi sa che potrebbe andare bene il ferro 9. In sacca mi sono rimasti i due legni, drive legno 3, ciaone al legno 3, i due wedge e un ferro 9. Vediamo, legno 3 in partenza e dobbiamo recuperare di più. Tanta no roba. Look. Il mio ferro 3 non ha fatto la distanza che speravo. Era un po' flappetta. Sono a 140 metri, mi rimane il 9 o il 7. Dato che c'è l'acqua davanti, opto per un bel settino in centro al green e pedalare. Gigi, sperando di non fare flappacqua. Un fade alto e morbido. Quando c'è il controllo della palla, c'è tutto. On the green. Al pelo, raggiungo proprio pelo pelo la distanza per il mio 52 gradi, 105 metri. Acqua davanti. Asta un filo corta. Bisogna dare un po' forte. Gran colpo. E ci arriva. Contatto perfetto. Ci arriva. 6 metri dall'asta e faccio ciaone al 50 gradi. Quindi direi la metta. Lamella, sì. Pat per il birdie. Guarda, ma va lunga. Sarebbe stato meglio averla data. È meglio anche per me. Si abbandona anche il 56 di lama. 3 metrini per abbondanti. Ho già visto la tua linea. Lama col sand. E va lunghetta anche la sua. Abbiamo un bel ritornino. E non ci siamo lasciati proprio un putt dato, anzi un ferro 9 e fatta un metro abbondante. Aia. E andiamo. Buona. Anche Gigetto non ha un putt proprio facilissimo. Io l'ho imbucato. Sand, ciao. Ciao ciao sand. Vediamo se riesce a mantenere il vantaggio. Come on!
Io ho ancora due bastoni, drive e ferro 9, contro Benny che ha solo il drive. Quindi devo cercare di metterla zona pista o comunque non in out, che costeggia tutta la sinistra della buca. Se no, vinto. Colpo difensivo! Decisamente a destra. Gigi la mette forse sopra le piante di destra? Se tiene una vangata col drive, magari potrebbe essere messa male la sua palla? Io ci provo. Mamma che sasso! Più forte di così non riesco! Alta col draw, andiamo a vedere. Benny è dove c'è la sacca, quindi più avanti di me e in pista, perché lui l'ha tirata dritta. Mentre io sono andato veramente tanto a destra e sono più indietro. Ho un ferro 9 e teoricamente per la regola della gara a me basterebbe andare giù per la 3 e vincere la sfida. Però secondo me non è fair. Quindi proverò a fare una mezza toppata sotto le piante per riuscire a essere più avanti di lui, ma dal lato della buca che stiamo giocando, che mi sembra più giusto. Che Dio me la mandi buona. Buona fortuna, Gigi. Si sa che è risaputo tra l'altro che la mia palla non è mai partita più bassa di 400 metri d'altezza. Fai prima a passarci sopra questo tipo. Sì, probabile. Tra l'altro tu sei riuscito a fare nel costo un top intenzionale incredibile. Io non so se sono in grado. La manella a prendere male la palla. Yes! Mamma mia! Capon, altro che top intenzionale. Hai sbagliato di quasi mezza palla, ma vai a vincere. Finita la sfida, ho vinto veramente di pochissimo. Pochi metri, li vedrete in grafica. Dopo questo coniglietto di corpo. Capon coniglietto. Quanto però basta. Grazie B. Bella G, è stato un piacere. Ci sta. Ci sta.